un materiale mai visto prima. Una specie di oro bianco, candido, come un giglio. La sua fragilità fa pensare alla bellezza di una donna. Il suo colore ha la purezza di un bambino. Deve essere molto prezioso, perché il segreto della sua composizione lo tengono nascosto, come i sacerdoti tengono nascoste le prove dell'esistenza di Dio. Mi chiamo Giovanni Vecci e mi scusi l'intrusione, ma quello che il gatto ha in mano è più prezioso dell'oro puro. Apre una vetrinetta e prende una zuccheriera bianca, bellissima, i piccoli manici rifiniti d'oro. Apre le mani di Carlo e gliela regala. Forse, Carlo, la bellezza salverà il mondo. E se all'inizio della nostra storia parlavamo di una fabbrica che aveva all'attivo un centinaio di operai, alla fine del 1800 la stessa fabbrica conta 1500 operai e è una delle più grandi e più importanti di tutta Europa. Qui fuori, ora ci sono le case, è tutto differente, ma prima c'erano i forni. E noi si lavorava ai forni, si facevano i mattoni refrattari, con le mani.